when this began. I had nothing to say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. Inside of me. But all of me can see the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Nothing to lose. Just stuck, hollow and alone. Benvenuti su TG Pennarelli. Buongiorno, siamo la classe quinta di Campione d'Italia, della scuola primaria. Siamo qui per intervistare le persone e sapere che cosa ne pensano del vecchio casinò di Campione che è stato abbattuto un po' di giorni fa. Buona visione! Buongiorno, siamo qui davanti al casinò nuovo e sfortunatamente stiamo assistendo alla distruzione del casinò vecchio. Siamo qui con il signor Airaghi. Lei è dispiaciuto della distruzione del casinò vecchio? Io diciamo che ho un po' un senso di colpa, perché io ai tempi che abbiamo deciso, che si è deciso di costruire il casinò nuovo, quindi di abbattere quello vecchio, ho votato anch'io in giunta in quanto vice sindaco. E sono un po' pentito, nel senso che non pensavo da profano che venisse fuori un casinò così grosso, che adesso però diventerà un po' più allietante quando qui ci saranno i giardini e i posteggi. Per quanto riguarda il casinò vecchio, e io posso parlare anche di quello vecchio vecchio da quando ho visto da bambino come voi, è certo che mi dispiace, come mi dispiace quando è andato via il municipio vecchio, quando è andato via lo scalone vecchio delle mie scuole e quando è cambiato il volto del paese, penso che sia normale e quindi ho un senso di nostalgia e di rincrescimento. Siamo qui con mio padre sulle scalinate del casinò nuovo e dietro abbiamo l'area dove era costruito il casinò vecchio. Papà, tu che hai lavorato per molti anni nel casinò vecchio, nella sala ristorante, non ti piange il cuore a vederlo distrutto? Piange il cuore sì, ma fino a un certo punto. Le cose sono cambiate, sono più grandi, sono più belle. E ci si aspetta moltissimo dalle nuove cose, perciò ben venga, ci si viene regalata una grande piazza con una bellissima vista di Lugano e questo allarga il cuore. Buongiorno, noi siamo all'interno dell'azienda turistica di Campione in compagnia del signor Picco Franco Giulio, detto Giulietto. Le faremo delle domande sul vecchio casinò. Lei è dispiaciuto per la sua demolizione? Assolutamente sì, veramente mi ha dispiaciuto, ma molto. Tant'è vero che non solo io, ma quelli della mia età e anche qualcuno più giovane di me, abbiamo passato delle grandi ore a vedere questa demolizione, con un certo rammarico anche nel vederla abbattere questa cosa, perché abbiamo passato la nostra vita. Ecco, per esempio nel caso mio personale e caso di tanti altri anche, si è prolungata per oltre 42 anni di servizio ai giochi. Allora, per fare piccolo dei salti, il casinò inteso come casinò non è più quello di ora, ma era quello di prima, non solo quello di Campione, ma anche di Venezia, di Sanremo e di Venezia e quant'altri. In quanto ai giochi tradizionali, con l'avvento dei giochi elettronici, cioè slot machine ed altri giochi, che ci sono poker caraibico, poker di qua, poker di là, Tezzano, eccetera, eccetera, hanno sconvolto quello che era veramente il casinò, cioè roulette francese, trente quarante, chemin de fer, eccetera, eccetera così. Pertanto per noi anziani rimane questo ricordo come un ricordo bello, ma anche così, ma non è il caso solo di Campione, ma è il caso ormai universale. I giochi elettronici hanno praticamente chiuso un'era e se ne è iniziata un'altra. I giochi elettronici hanno superato, diciamo, l'era del vecchio casinò. Il vecchio casinò era una struttura molto bella e anche di lusso,
E ora che l'hanno demolita, secondo lei cosa faranno al suo posto o cosa vorrebbe che si faccia? Al suo posto c'è un programma dell'amministrazione comunale che dovrebbe diventare come sotto, cioè diventerà un grande posteggio per un centinaio di macchine, penso, e sopra sarà tutto un giardino che degrada come era anche il principio dell'architetto Botta, il quale vedeva il casinò. Intanto anche voglio fare una piccola premessa: se voi andate col battello o con la barca, il casinò si vede meglio di quello che si vede qua. Girando sulle strade si vede sto cassone che proprio urta veramente. Preferisco non guardare quando ripasso con la macchina. Viceversa, dal lago si vedono tutte le sezioni. Dal lago piace, può piacere, dipende poi dai gusti e la tecnica di questo Botta, che è un uomo che si è nominato in tutto il mondo perché sta lavorando a tutte le parti. Allora vorrei concludere dicendo il perché e il per come. Perché e il per come. Avendo saputo la crisi generale che esiste non solo a Campione, non solo nei casinò ma in tutti i settori, a questo punto, se per chiudere un po' in fretta per non andare per le lunghe, sarebbe bastato quello di prima, di un casinò o con un piccolo allungamento, un piccolo alzamento, non lo so, però era un gioiello veramente il casinò all'interno. È molto dispiaciuta questa cosa. Ora la concorrenza esterna urta un po' con questo manufatto, c'è da augurarsi che si possa inventare qualcosa, che l'amministrazione comunale e anche l'appoggio del nostro governo sia, perché Campione l'unica sostanza per Campione è il casinò e nient'altro. È triste che è stato demolito il casinò vecchio di Campione? Più che triste, ho dei rimpianti perché fanno parte della mia vita, però è giusto che il mondo vada avanti e che ci sia un casinò nuovo, ecco, ho dei rimpianti, ho dei ricordi. Ma non si poteva tenere costruito il casinò vecchio al posto di costruirlo nuovo? Sembra di no, che fosse troppo piccolo, non fosse con i tempi, non fosse all'avanguardia, è stato costruito questo. È logico che ognuno di noi può pensare in merito ai propri ricordi che andava bene anche quello di prima, ma ce ne voleva uno nuovo per proseguire nel futuro, ecco. Okay, grazie. Buongiorno, siamo qui con un signore che ha lavorato al casinò. Ma lei è dispiaciuto perché hanno buttato giù il vecchio casinò? Sì, veramente sono dispiaciuto. In circa lei dove lavorava? Lavoravo alle sale da gioco. Sono dispiaciuto perché il casinò era molto più bello di quello di adesso. Ho passato 40 anni là dentro, quello nuovo non serviva, un casinò così grande non serviva. Quello era molto più intimo, era un casinò, questo non sembra un casinò, sembra una stazione ferroviaria o qualcos'altro, un supermercato, non ha niente del casinò. Siamo sotto l'imbarcadere di Campione d'Italia e stiamo intervistando il signor Butti Spartaco, che è un pezzo di storia della città di Campione d'Italia. È vero che si stava per mettere a piangere quando ha visto il vecchio casinò di Campione distrutto? Ma più che distrutto l'hanno demolito, certo, perché in quel casinò io ho passato 42 anni di lavoro e vedere pezzo di vita che se ne va, allora si commuove. Un ricordo? Un ricordo, senz'altro. Un pezzo di muro ce l'ho a casa. Un pezzo di muro ce l'ha a casa? Sì, un pezzo di lapide del rivestimento, ho voluto portarlo a casa come ricordo. Come ricordo del vecchio casinò? Grazie signor Butti, grazie lo stesso. Ciao, bella. La capisco, Ciao! Abbiamo intervistato alcune persone che si sono anche commosse per l'abbattimento del vecchio casinò di Campione. Adesso speriamo che quello nuovo renda di più e faccia passare la nostalgia.
Pennarelli finisce qui. Vabbè. E ci diamo appuntamento all'anno prossimo. When they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.